Eccoci qua, amici, buongiorno, che bello ancora insieme per questa meravigliosa settimana, settimana che va dal 28 agosto fino al 3 settembre. Allora, questa settimana è impegnativa perché finalmente accadono due movimentazioni energetiche molto forti. La prima è Marte che ingressa in bilancio, la seconda è la retrogradazione di Urano che ci sarà a partire appunto dai primi giorni di questa settimana. Ma vediamo nello specifico a partire dal segno dell'Ariete. Ariete, allora, gli amici dell'Ariete sappiamo che stanno vivendo delle situazioni abbastanza contrastanti, quindi non c'è un'energia liscia e limpida che abbraccia il vostro Sole, non c'è un'energia che in qualche maniera può decretare quello che è lo sviluppo di alcuni vostri progetti in maniera concreta e duratura. Ci sono dei passi in avanti, ci sono momenti in cui riflettete sul da farsi, e ci sono momenti in cui anche la coppia richiede attenzione e richiede ovviamente più energia di quanto mettevate nei tempi passati, soltanto 3-4 settimane fa. C'è qualcosa anche nella coppia che attanaglia le menti di molti, preoccupa molti, ma se molti arietini da tempo vivono anche il serenamento o il rapporto di coppia, con l'ingresso di Marte avviene una vera e propria prova del 9, no? Marte all'opposizione del Sole arietino decreta per antonomasia quello che è un momento in cui l'Ariete deve fare i conti con una revisione di alcuni aspetti della sua vita, chi in amore e chi nel lavoro. Devo anche dire che Marte ci racconta spesso e volentieri di tutti quei rapporti carnali per antonomasia e quindi prevalentemente, ma non sarà per tutti così, vedremo con l'andare avanti di questo oroscopo, che agirà sul campo relazionale. Quindi se ci sono amicizie, se c'è un partner, se c'è anche un amante con cui da tempo storcete un po' il naso, questo Marte in opposizione può sicuramente darvi delle preoccupazioni o comunque darvi quelle prove che vi servono per schiarirvi le idee. D'altro canto, questa è una settimana che privilegia il lavoro, gli imprenditori, i liberi professionisti. Venere rimane al trigono del vostro Sole, Mercurio attivato in retrogradazione. Nel vostro sesto campo solare ci racconta ancora di spostamenti per lavoro, di ingaggi per lavoro, di nuove collaborazioni, quindi ci racconta di tante belle evoluzioni che molti di voi possono avere e che avranno sicuramente nell'ambito del lavoro. Quindi questa davvero è una settimana che a livello lavorativo, soprattutto per i liberi professionisti, ci racconta di grandi ripartenze, anche delle chiusure professionali per chi magari avesse un socio, un fornitore o qualcuno che non fosse più all'altezza delle aspettative o dei propri obiettivi, sarà da rivedere. Comunque questa è un'ottima settimana per il lavoro e altresì un'ottima settimana anche per il dipendente, perché con transiti del genere può vivere l'ambiente energetico e lavorativo sicuramente in una maniera splendida. Quindi devo dire che insomma, questa settimana chi più ne metta per voi, ben venga tesoretto ricco di monete d'oro, tutte da raccogliere, tutte poi anche da investire, perché se siete degli arieti investitori per eccellenza, questa è una settimana che con la presenza della Luna che tocca l'ottavo campo al vostro Sole, beh, vuol dire veramente egregia per quanto riguarda gli investimenti o per quanto riguarda la gestione di vostri immobili o anche di investimenti immobiliari. Il dipendente, quello invece più insoddisfatto, non consiglio ancora di fare un cambio definitivo, ma di attendere, di guardarsi in giro, perché le possibilità di trovare qualcosa di nuovo ci sono, ma dovete pazientare ancora alcune settimane perché arriverà a voi un'opportunità più che giusta. In amore, come ho detto in prima istanza, c'è una revisione per tutte le coppie, belle o brutte che siano, cioè coppie solide o coppie diciamo in rodaggio, perché Marte richiede appunto la necessaria revisione di qualche cosa nel rapporto a due. Questo riguarda sia il rapporto a due che le relazioni in generale. Single con transiti del genere possono ambire a un divertimento sfrenato, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì in cui la Luna accende quella bellissima, bellissimo trigono, quella bellissima trigonocrazia di Venere al Sole che gestisce la sfera emotiva cercando quell'eccesso di emozioni, di spensieratezze e leggerezze che si possono trovare in quelle serate mondane che tanto stanno a cuore voi arietini. L'Ariete comunque vive una settimana
lenta lenta di rinascita, una settimana in cui dovrà fare i conti col proprio passato e capire molto di più se stesso e capire cosa fare del proprio futuro. Questo Marte vi aiuterà da qui per un mese e mezzo, quindi comunque una settimana che racchiude delle difficoltà, ma è tutto sommato positiva perché presuppone un andare avanti in tante situazioni ormai fermi e stagnanti, quindi diamo all'Ariete un bel 7,5. Toro. Questa settimana caratteristica del Toro è l'accensione e retrogradazione di Urano, che colpisce in primis le terze decadi, no? Le decadi che vanno dai 20 ai 30 gradi, quindi per intenderci gli ultimi 10 giorni del segno. Certo, è una settimana non ancora facile, perché se è vero che Marte esce dal trigono del Sole, quindi questo Marte ha portato molti di voi ad avere delle iniziative nuove, ad avere una richiesta di lavoro diversa, a cominciare un progetto lavorativo nuovo, meglio, ad avere la promessa di un nuovo inizio professionale. Questa settimana questo Marte esce dal protagonismo, dal piedistallo che ha regalato tanta energia in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, ed entra in una posizione neutrale, quasi di blocco, no? Che è così definita qui in Conci, di 150 gradi al Sole. D'altro canto anche Venere gioca degli scherzi non tanto piacevoli, non tanto ironici, perché la sua quadratura retrograda al vostro Sole colpisce ancora la seconda decade e in qualche maniera insieme a Urano genera quella difficoltà ad andare avanti nei vostri progetti. Stessa cosa questo Mercurio, che poi è retrogrado, via via tocca i primi gradi del segno, quindi dà ancora dei momenti di fermo e di blocco. Questa settimana per il Toro non è una settimana facile, una settimana in cui c'è un intralcio, c'è una difficoltà, c'è un ostacolo, e se non materiale, quindi se non fisica, sicuramente mentale o idealista, spirituale. Questo perché il Toro, che è comunque un pianeta molto concreto, cioè il Toro è San Tommaso, se non vedo non credo, è un pianeta che sta vivendo dei flussi energetici molto forti, contrastanti, difficili anche da gestire tutta una volta. È vero che Giove nel segno, è anche vero che vedremo le settimane successive come anche Giove inizierà una retrogradazione, ma nel caso di Giove non sempre la retrogradazione è negativa. Ahimè, nel caso di Urano, di Venere e di Mercurio, in questo caso sì, anche il Sole ci mette del suo nella costellazione della Vergine, quindi acuisce questo senso di insoddisfazione o di volere di più. Qualche cosa non vi aggrada nella vostra vita, può essere un lavoro che magari vi ha dato tanto, ma che vedete non ha più la spinta emotiva ed energetica giusta. Può essere una relazione che vi ha dato tanto, ma che oggi sentite non essere più in linea col vostro io, con la vostra energia, col vostro desiderio di costruire. È un Toro che non sa più quel che vuole, o meglio, se sa quel che vuole, lo vede come una chimera lontana, perché questo è il momento di vedere dei miraggi lontani. Quei miraggi lì in qualche maniera danno una luce, quindi una speranza, ma anche una frustrazione, perché non sono lì, non sono dietro l'angolo, sono lontani. Quindi il segno del Toro vive un momento di forte contrasto tra sogno barra illusione per alcuni e la realtà, il realismo. In questo momento c'è questa Venere retrograda al Sole che agisce anche nelle finanze, non solo quindi nella sfera di coppia, come per antonomasia Venere rappresenta, perché rappresenta l'amore, ma gli dà quindi anche difficoltà nell'ambito finanziario ed economico. Quindi non mi sorprenderebbe se alcuni di voi avessero delle sgradite sorprese, ma è soltanto un passaggio, quindi mettetevi comodi, lasciate passare questa settimana, i prossimi 10 giorni, e vedrete che poi tutto tornerà al meglio, tutto ritornerà a suonare splendide melodie. Liberi professionisti, come ho appena detto, devono attenzionare il denaro, attenzionare le collaborazioni, essere un pochettino più accorti, perché delle spese impreviste potranno sorgere da questa settimana ma anche nelle settimane successive, quindi massima accortezza. Forse molti hanno difficoltà a ingranare, no? Dopo le ferie, dopo un momento di fermo, c'è una difficoltà a riprendere in mano le redini, ma è, come ho detto, soltanto provvisoria. Anche i dipendenti devono rivedere la propria posizione professionale, la vivranno continuando, perché non è ancora il momento di interrompere, c'è una continuazione dell'ambito professionale ma anche accademico per gli studenti, eventualmente per gli studenti che dovessero iniziare un nuovo anno accademico. Questo Giove premia la settimana prossima dal suo moto retrogrado a venire, e in qualche maniera dà anche per gli studenti ma anche per i dipendenti, sì, la voglia di mettersi in gioco, sì, la voglia di ricominciare, sì, la voglia anche di ritornare alla routine quotidiana, alla quotidianità, ma al contempo un
sapore amaro della routine. Quindi anche qui entra una sorta di contrasto tra il desiderio di avere dei punti fissi, una routine che sancisca psicologicamente una forma di pilastro, fondamento della propria vita, di caposaldo, ma al contempo la voglia di evasione. Quindi c'è un contrasto che si manifesta anche per il dipendente che magari ha trovato l'incarico giusto, la via giusta, la strada giusta, perché non è detto che per forza uno debba essere su una via sbagliata. Se siete ancorati nella maniera corretta, se siete sulla via del vostro destino, quindi di quello che è più vicino al vostro talento naturale lavorativo, questa settimana qualche contrasto tra voi e voi, tra voi e anche gli altri, può sicuramente sorgere, non c'è da nascondersi dietro un dito. L'amore vede un momento di reestablish dell'equilibrio, questa Venere è alla quadratura del Sole, Urano poi retrogrado, mette in discussione molte coppie sorte di recente, mette in discussione molte scelte fatte, è come se nascesse un periodo anticamera di situazioni nuove da testare, quindi questo è importante per tutti voi che stessero cominciando qualcosa di nuovo, anche una frequentazione. I singoli incalliti non possono pensare con transiti del genere di trovare l'amore giusto, la persona giusta, ma sappiate che da qui a maggio, cioè il momento in cui Giove agisce, il periodo è ancora lungo e quindi le opportunità sono veramente dietro l'angolo. Quindi, amici del Toro, pazientate, questa è una settimana da 6,5. Gemelli. Bene, i gemelli hanno una rinascita tutto tondo dopo mesi, periodi alquanto difficili di nervosismo, di incomprensioni anche col partner, con i familiari del partner, con la propria famiglia, con i propri colleghi di lavoro. È un momento in cui il nativo dei gemelli riprende le redini della propria vita e va a chiarire laddove sia necessario chiarire. Molti di voi sino ad oggi sono stati zitti, hanno mandato giù bocconi molto amari per il quieto vivere, per la diplomazia, per una sorta di spiritualità innata che avete e di grande pazienza, detto in modo molto più gergale, no? E devo dire che questa settimana inizia un momento in cui tutto questo viene un po' meno, cioè la pazienza viene a essere calpestata dalla voglia di dire in faccia, di sputare in faccia quello che pensate, e forse in tante circostanze è anche necessario mettere a posto determinate persone, mettere a posto chi di dovere. Dopo contrasti con familiari, con parenti, con amici, con colleghi, con datori di lavoro, questa settimana è una settimana di forti, forti, forti chiarimenti. E se non fosse espressamente circoscritta questa settimana, questa forma di chiarimento necessaria che Marte vuole al trigono del vostro Sole, sappiate che vi attende un periodo in cui per forza di cose dovrete chiarirvi con qualcuno e mettere a segno un bel jackpot sul vostro tabellone delle vittorie nelle relazioni, perché finalmente riuscirete a tirare fuori quel sassolino dalla scarpa e a dire quella cosa che da tempo volevate dire, che un po' per così, per vostra arte diplomatica e per quieto vivere non avete detto. Sul lavoro molti liberi professionisti ripartono alla grande, perché sia Venere che Marte sono completamente a vostro favore, la luna della settimana è molto positiva, quindi ripartite alla grande se avete un negozio vostro, un'attività imprenditoriale, se siete liberi professionisti vi darete da fare molto, vi sposterete, cercherete, procaccerete lavoro, arriveranno anche voi clienti giusti. Devo dire che questa è una settimana meravigliosa sotto il profilo professionale, specie per i liberi professionisti. Gli stessi dovranno rivedere una collaborazione, un contratto, forse sono in attesa ancora con la retrogradazione mercuriale di un chiarimento con qualcuno nell'ambito del lavoro. Non è ancora il momento, siate in attesa e datevi da fare sui progetti vostri, quelli più attivi, quelli più floridi, quelli che potete governare voi con la vostra grande forza di volontà che sarà veramente ingigantita nel corso di questa settimana e ad avvenire. E per quanto riguarda il dipendente, c'è tanto da dire, perché se da un lato il dipendente, anche trovandosi bene in un posto di lavoro, quindi può sicuramente continuare a lavorare dove sta lavorando, se il posto è congeniale ai propri talenti e alle proprie scelte, questo Marte porta un po' di pepe, a tavola, quindi c'è qualcosa che dovrà essere detto, c'è qualcosa che dovrà essere chiarito con qualcuno del vostro entourage o qualcuno della vostra cerchia di professionale, di amicizia, magari anche professionale, no? Mi viene in mente l'esempio di molti che lavorano in equipe e che poi magari si trovano al bar a bere insieme, passare una serata insieme. Ecco, ci possono essere contrasti che uniscono l'ambito relazionale amicale con quello invece professionale, qualora siate rientrati in questa ipotesi interpretativa. Certo, siete accesi, siete persone che non starete zitti, cioè direte a chi di dovere quello che dovete dire, quindi c'è poco da
C'è poco da dire circa il segno dei gemelli e circa l'intraprendenza verbale, definiamola così, che avrà nel corso di questa settimana. Sarà veramente verbalmente intraprendente, ma non solo, perché poi il gemellino, quello magari un pochettino più corporeo, potrebbe insomma perdere la pazienza anche in altre modalità. Noi ci auguriamo ovviamente che questo non accada, ma Marte tutto può e sicuramente entra in gioco altri aspetti dello zodiaco personale per capirne quanta forza marziana si può mettere in atto. Ovvio che sia il dipendente che il lavoratore autonomo con transiti del genere metteranno a posto ciò che deve essere messo a posto nella propria vita, ma avranno anche un bel attivismo, una bella forza di volontà utile a lavorare sodo e ad essere anche visti sotto la luce dei riflettori da chi di dovere, qualora appunto siate dipendenti. Allora, passiamo a un tasto dolente che è l'amore. Allora, per molti l'amore in questo periodo è stato messo a dura prova, complice Saturno, complice Marte che è uscito da poco dal segno della Vergine. Molti hanno rivisto la propria coppia, hanno avuto dei dissensi notevoli da parte del partner circa comportamenti attuati, hanno avuto difficoltà vere e proprie. Questo è il momento in cui se la coppia scoppia non resisterete più. Cioè, se la coppia da tempo è al limite, sarete voi stessi a dare il giusto ordine alla coppia. Se ci sono degli elementi di, diciamo, disturbo, sarete i primi a volerli eliminare, comunque mettere a posto quel che deve essere messo a posto affinché il vostro rapporto possa proseguire nella maniera più equilibrata possibile. Per elementi di disturbo mi riferisco a parenti, a genitori eventualmente del partner che interferiscono da altre persone, terze persone che possono infastidire il rapporto. È una settimana buona per la coppia positiva o che si è sorta da poco tempo o che comunque ha in sé una sinastria meravigliosa. Perché allora questo Marte al trigono del Sole ci parla di avanzamenti, la stessa cosa Saturno alla quadratura notturna, cioè ci parla di evoluzioni personali che sono fortemente legate ad una crescita del rapporto di coppia, quindi in qualche maniera la coppia sana, quella pulita, positiva, felice per destino insieme, con transiti meravigliosi del genere, può sicuramente che avanzare. I single, incontri carnali a go-go, Venere appoggia, Marte appoggia, Mercurio meno, ma ci racconta questa quadratura mercuriale dal segno della Vergine, una vostra analiticità a scegliere le persone da frequentare, quindi siete molto 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 attenti, entrate nel dettaglio di chi frequentare, questo anche nell'ambito delle amicizie, siete molto meticolosi nel scegliere quella data persona anche per un semplice rapporto carnale, quindi aumenta in voi il senso critico e la capacità di e l'individualismo che rappresenta il segno appunto dei gemelli. Mercurio, la quadratura di se stesso, perché il segno dei gemelli è governato da Mercurio, indica una forte, una stretta cernita delle frequentazioni. Quindi anche in ambito carnale single, insomma, faranno i conti con la propria mente, con la voglia di fare ed avere ciò che desiderano sino in fondo. È un momento in cui i single possono divertirsi con il sestile di Venere al Sole. È un divertimento molto buono, molto proficuo, specie se da tempo venite avvolti da responsabilità che vi hanno un po' soffocato, perché con questa quadratura saturnina molti di voi delle responsabilità le sentono di più rispetto agli anni passati. Magari situazioni che già c'erano, con questa quadratura saturnina le sentite in una maniera esagerata, esacerbante. Venere vi aiuta questa settimana, la Luna fa altrettanto in accensione proprio nel fine settimana, quindi capita a fagiolo per divertimenti a go-go con amicizia o con chi più vi pare. È un momento inadatto ai piccoli spostamenti, consiglio di spostarsi ovviamente con massima prudenza, perché sia il trigono di Marte che la quadratura di Mercurio retrograda, complicità Urano retrograda in Toro al 12° grado, insomma, mi metto un po' sul chi va là nei viaggi medio lunghi. Comunque diamo al segno dei gemelli un 7,5. Cancro. I nativi del Cancro vengono da una costituzione energetica completamente differente, perché se da un lato troviamo questo Saturno che trigona il vostro Sole, quindi ci racconta della vostra voglia o comunque del progetto di vita di realizzare, di costruire qualcosa di diverso che voi stesso avete messo in atto, che comunque avete pensato, in questo momento cresce la voglia di cambiare qualcosa della vostra vita o comunque c'è un sogno che sentite di dover realizzare e questo Saturno vi appoggia. Adesso Saturno è dormiente, è retrogrado, quindi se da un lato va ad emancipare l'energia del sogno, del progetto, dall'altro non porta un grande attivismo sul fare pratico, come se steste aspettando qualche cosa.
cosa. Marte poi ingressa in bilancio e quindi quadrato al vostro Sole ancora dà una forma di inattivismo completo. O meglio, molti si spostano, molti fanno, molti si muovono, non è che rimangono come degli stoccafissi in casa, ma tutto quel movimento è inutile per la realizzazione e l'avanzamento dei vostri progetti. Quindi è più un movimento riempitivo di attese di vita che un movimento reale e concreto per arrivare dove volete arrivare. Insomma, perdete un po' tempo, detto papale papale. Chiaro è che nella mia ottica nessuno perde tempo, perché qualsiasi esperienza nuova nella vita è formante. Però se volessimo analizzare il periodo cancerino in modo più dettagliato, questo è un momento in cui il cancro deve e sente la necessità di dover costruire dando un cambio radicale alla propria vita. Lo può fare progettando un trasferimento all'estero, l'apertura di un'attività, l'espansione di un'attività, la nascita di un bebè. Insomma, sono mille le possibilità che il cancro ha di espandere la propria vita con la realizzazione di progetti nuovi. Questa è una settimana complessa per il libero professionista, perché rimane questa quadratura marziana e tanti pianeti sono retrogradi. Quindi se abbiamo Mercurio retrogrado che ci racconta ancora di attese, e ci racconta ancora da parte vostra di piccoli passi in avanti, ma che non conducono a nulla. D'altro canto abbiamo Venere, che in una posizione di semisestile tra il primo e il secondo campo, retrograda altresì, ci racconta ancora della necessità di fare i conti col portafoglio. Quindi se da un lato molti di voi vogliono realizzare e fare, dall'altro hanno delle difficoltà economiche per fare tutto quello che gli salta in testa. Che poi è una caratteristica attribuibile sia al segno del cancro, ma anche al periodo storico che tendenzialmente viviamo. Diciamo che l'antennina dei nativi del cancro questa settimana e nelle settimane prossime sarà particolarmente proiettata sulla difficoltà finanziaria, sulla paura di perdere del denaro o di gettare del denaro al vento. Insomma, c'è un'attenzione maggiore data al denaro, alla paura che il denaro può esercitare in qualche maniera, circoscritta a casi individuali, quindi da cancerini a cancerini. Per quanto riguarda il libero professionista, dicevamo, quindi c'è da lavorare, c'è da lavorare, c'è da lavorare, sia come modifica che come avanzamento dei progetti, qualche contratto, qualche definizione di accordo dovrà essere rivista. Arriva un periodo in cui comunque i guadagni, poi, non questa settimana, ma in seguito, non mancheranno. Questa è una settimana che favorisce i dipendenti perché dà un po' una forma di stagnamento, cioè il dipendente sente, avverte che qualcosa non va, vuole modificare, se vuole realizzare un sogno, ma si accontenta e non ha questa settimana la tempra giusta per poter cambiare. Idealizza il proprio futuro e vive di sogni, ma questa settimana non c'è la possibilità reale che il dipendente decida di mollare il posto di lavoro e di aprire qualcosa di proprio. Non è ancora il momento, lo si vedrà più in autunno con un grande sprint energetico in cui, se molti sono in quella direzione, con i pianeti autunnali potranno sì realizzarla. La coppia che funziona può, diciamo, pensare, come ho sempre detto, di costruire. Chi ha da poco incontrato una persona col trigono di Saturno non può che costruire con l'appoggio di Giove, con l'appoggio poi di Mercurio. Insomma, arriva dei momenti veramente, fino all'altro ieri anche di Marte, arriva dei momenti molto belli di costruzioni. Vedo una revisione, ma una revisione costruttiva. È difficile che le coppie in questo momento si lasciano. È molto più probabile che le coppie decidano di costruire. Se c'è qualcosa da chiarire, vuol dire che da tempo questa è una coppia trascinata, perché le coppie che vanno bene o che sono sorte da poco tempo, questi transiti non ci possono raccontare di una chiusura, ma ci raccontano veramente di un'evoluzione sorprendente. Chiusura è se aveste per caso qualche ascendente in segni fissi, quindi Leone, Acquario, Toro e Scorpione. Allora lì complice la presenza di Saturno, nella presenza di Urano retrogrado, forse qualcosa li può cambiare. Ma il cancro puro, la base di queste previsioni, si lavora con la purezza del segno, quindi cancro ascendente cancro assolutamente non può avere nessuna sorta di separazioni. Per quanto riguarda i single, incontri carnali, per quanto riguarda la lettura planetaria, e questo Marte la quadratura può anche indicare veramente incontri più di uno carnali, quindi il divertimento è assicurato. Mi raccomando, può esserci l'idea di un incontro carnale avuto, ma cercate di fare un passo indietro, questo è importante. Voto 8. Leone, allora, segno fisso che in qualche maniera ha risentito, risente tuttora della presenza di luna nuova il 16 agosto, avuto appunto nel segno, in concorso a Chirone, in concorso a Venere, alla quadratura di Urano, Giove, insomma, devo dire passaggi planetari abbastanza forti che trovate anche su questo
mio canale YouTube in cui racconto bene che cosa indica il novilunio nel segno del leone. Ma detto ciò, siamo in un momento energetico in cui il leone non può pensare di costruire, non può pensare di andare avanti nei propri progetti. È vero che Marte ingressa in bilancia, quindi degli avanzamenti ci possono essere, ma visto dall'alto sono avanzamenti di piccolo taglio, può essere l'avanzamento di un lavoro personale oppure l'aumento della mole di lavoro, possono essere dal punto di vista carnale incontri nuovi, può essere l'idea di costruire qualcosa col proprio partner di differente, ma non abbiamo ancora successo, non abbiamo ancora quel cambiamento che desiderate, che desideriamo. È un momento in cui non c'è tanto da dire, c'è tanto da fare, quindi sarete portati a compiere delle vere evoluzioni nella vostra vita più avanti e forse questa settimana molti più in gamba e più lungimiranti si prepareranno, perché per molti leoni sta avvenendo avverrà un cambio meraviglioso, ma da qui nel corso dei prossimi mesi, ma ne parleremo più avanti. Intanto i nativi del leone hanno dal canto loro quello che è l'inizio della retrogradazione uraniana, che è fondamentale e di cui molti non ne parlano, perché Urano, che è il Dharma, in retrogradazione è come se dilatasse le proprie energie ponendo il leone di fronte a scenari di vita alternativi attraverso scelte alternative che potrà compiere. Questa quadratura, che avviene espressamente nel decimo campo, con leonino e solare, ci racconta per l'appunto che c'è per il leone qualcosa di nuovo che lo attende. Col moto diretto di Urano capiremo che cosa, ma alcune situazioni legate alla propria mamma, al proprio lavoro, alla propria indipendenza già saranno pensate anche in maniera intuitiva nel corso di questa e della prossima settimana, quindi fate ben attenzione alle vostre intuizioni, amici del leone. Intanto Giove quadra il vostro sole, a breve entrerà in uno stato di retrogradazione. Vedremo che la retrogradazione per quanto riguarda i segni fissi, in particolar modo il segno del leone, non è poi così negativa come altre retrogradazioni che pongono invece uno stop, un fermo, una stampella nei gradini dell'evoluzione, ma questa settimana Giove non è retrogrado, quindi continua lento lento il suo avanzare nel segno del toro, generando una quadratura, quindi generando anche in questo caso delle opportunità professionali e un aumento della mole del lavoro per i liberi professionisti. Mole del lavoro supportata anche dalla presenza di Marte, perché il sestile di Marte al Sole ci racconta come molti di voi, se prima tentennavano a prendere un lavoro, se prima selezionavano bene bene i clienti, con Marte nel campo del denaro, molti di voi ci parlano di spostamenti, perché questo Marte sia nel secondo che nel terzo campo solare, ci parla appunto di spostamenti e ci parla anche di denaro investito per la propria attività e ricavato dalla propria attività. Quindi tutto sommato è una settimana bella piena, bella movimentata nell'ambito del lavoro. Stessa cosa dipende dipendenti che vivono appieno questa retrogradazione di Venere, quindi vivono una sorta di alone meraviglioso mistico, che da cui poi però si risveglieranno, perché ripeto, questa retrogradazione uraniana a partire da martedì molti la sentiranno, ma anche prima di martedì, e comunque rimane per il dipendente un ambiente professionale tutto sommato più che positivo, quindi andrà avanti con il proprio lavoro, i propri progetti. I più insoddisfatti invece vedranno l'opportunità di Urano retrogrado come un'opportunità di aprirsi al nuovo, ma ancora non metteranno in atto quel cambiamento necessario per dare davvero un cambiamento pratico alla propria vita, per quello c'è da attendere un attimino. Questa è una settimana in cui lavorate tanto, in cui ci sono persone vicino a voi che puntano un po' il dito sul vostro operato, ma affrontate le controversie con grande serenità, solarità e con diplomazia. Siete comunque molto sicuri di voi stessi questa settimana, siete molto forti nel vostro modo di essere e di agire, quindi andate avanti come dei caterpillar. L'amore di coppia necessita di una revisione, anche nel vostro caso questa Venere retrograda in concorso Urano retrogrado parla di una revisione a tutto tondo, ma soprattutto per le coppie trascinate, e i single ci parlano di incontri divertenti, simpatici, ludici. Soprattutto mi riferisco a quei single che magari hanno messo l'occhio su una donna o su un uomo che non ricambia completamente. Ecco, incontri possono esserci nella direzione dell'eros, ma meno nella direzione della costruzione di un rapporto due solido e sano. Non dimenticatevi, questo Marte in bilancia può condurre in concorso al quinconcine nettuniano dei pesci e di supporto a Urano retrogrado dal toro degli incontri, diciamo,
io definirei in questo caso non un veicolo, ma sono degli incontri stampelle, cioè un punto su cui concentrarvi in questo momento per andare avanti in modo sereno nella vostra vita, ma non è ancora, diciamo, il momento in cui molti single possono appendere il cappello al chiodo in fatto di corteggiamento. Diamo ai Leone un 7. Nativi della Vergine. La Vergine finalmente si libera di un grosso peso che è stata la presenza di Marte all'interno del Sole, che se da un lato ha conferito grande forza di volontà, grande energia, dall'altro ha conferito anche forte nervosismo, quindi litigate, difficoltà nel trovare il punto in comune col prossimo, insomma, diciamo che la Vergine negli ultimi tempi non se l'è passata proprio bene, Ha avuto delle vere e proprie difficoltà, ha avuto dei momenti anche di apatia emotiva, di freddezza emotiva ricevuta e data. Finalmente c'è una grande apertura perché Marte ingressa in bilancia a partire dal 28, quindi esce da qualsiasi connivenza energetica con i nativi del segno. Rimane però la retrogradazione di Mercurio a fare da padrone in concorso alla retrogradazione di Saturno, opposizione col Sole Virginio della prima decade dei nativi, appunto nei primi 10 gradi del segno, dei primi 10 giorni appunto relativi al segno della Vergine. Certo, è un momento in cui al di là di Marte, al di là di Mercurio, tanti pianeti ci raccontano della necessaria trasformazione che i nativi del segno avranno. Può essere relative ad un cambiamento professionale, magari già avuto, di cui state portando gli strascichi con i relativi enigmi sul futuro. Per quanto riguarda anche le relazioni, questo Saturno agisce a tutto tondo e può portare delle improvvise spaccature. Può agire anche sotto il profilo proprio di vita, possono esserci degli abbandoni simbolici, fisici, insomma, è un Saturno che da qui fino al 2025, prima o poi agisce per tutti i nativi del segno della Vergine e conduce dei cambiamenti radicali della propria vita. Può essere che chi ha un esercizio commerciale decida di chiuderlo ed andare in pensione, può darsi che sì, chi è in Italia, a Milano ed è stanco dell'ambiente milanese, della criminalità milanese, prenda e vada ad abitare a Timbuktu, d'accordo? Ci si parla di cambiamenti radicali, straordinari, quindi fuori dall'ordinario, che rappresentano gli anni, questo e i prossimi, per i nativi del segno della Vergine. Poi la settimana, nello specifico, non ha in sé grosse tanto da parlare, cioè Mercurio è retrogrado, ma lo è stato anche la settimana precedente, quindi molti sono in attesa di risposte, molti stanno attendendo comunicazioni, il libero professionista magari sta attendendo una firma contrattuale, un giudizio da parte del giudice o della corte, piuttosto che altre comunicazioni di stampo orale che ancora non riceverà, perché non si parla ancora di un attivismo mercuriale, quindi c'è un'attesa, la pazienza viene a essere coltivata in questo periodo. Stessa cosa poi il mese lunare si è aperto con il novilunio in Leone, quindi al vostro dodicesimo campo, quindi questa è una settimana, così come le prossime, in cui le paure, le angosce, le preoccupazioni ci sono, le sentite tutte, le avvertite tutte dentro di voi. E questo novilunio un po' ne è causa e complice, perché in realtà anche la Venere retrograda, Chirone che è nel dodicesimo campo, sono tutti segnali che la vostra interiorità, il vostro inconscio e subconscio sono particolarmente mossi. Quindi non escludo anche per l'opposizione nettuniana che viene a crearsi con Nettuno in Pesci, che molti di voi facciano anche cattivi sogni, e quindi sogni magari non buoni che possono incutere del timore o farvi alzare la mattina con una sorta di preoccupazione anche ingiustificata sotto la sfera pratica. È un momento in cui poi la Vergine non è equilibrata, cioè la Vergine che è un segno molto controllore, molto mentale, molto meticoloso, anche nelle proprie scelte, nella propria vita e anche verso chi sta accanto, vive un momento di squilibrio energetico e di assenza completa di controllo, perché è in attesa di decisioni altrui. Il libero professionista in questo caso può optare ad una crescita professionale con lo stringere alleanze nuove, fa difficoltà, però va avanti con i propri progetti.
progetti, anche se sta trascinando molti, stanno trascinando un progetto che ormai non funziona più, molti hanno anche paura che qualcosa improvvisamente cambi, fanno bene perché ben sappiamo che Saturno è complice di questi cambiamenti improvvisi, ma non vi lascia così sulla strada, vi conduce assolutamente in altre vie che arrivano come idee e che poi possono essere realizzate con facilità perché è dove c'è facilità che c'è destino, eh? Dove c'è fatica e dolore, c'è karma e non è sempre legato al destino o a un riequilibrio delle energie passate che per forza dovete sostenere, o al contrario c'è un errore nell'azione, nella scelta personale compiuta. Ma ne parleremo magari più avanti sulle scelte del karma. Questo è un bel argomento da trattare, cioè perché si fa fatica in un settore e in altri no. Ecco, questo è importante. E Saturno dà degli indirizzi. Anche il dipendente, magari insoddisfatto, può pensare ad un cambiamento. Allora, il dipendente questa settimana ha dal canto suo Mercurio e Venere e Marte, che sono in posizione, diciamo, d'accompagnamento, chiamiamole così, di questo Mercurio, stanno prima e dopo. Quindi una settimana dove non è che c'è tanto da dire, cioè il dipendente può continuare benissimo a lavorare, può sperimentare il sogno di cambiare lavoro, sperimentare l'idea di immaginarsi in un altro posto di lavoro e vivere situazioni diverse, ma nella pratica qui vedo poco e niente. Urano retrogrado a partire da martedì pone l'accento su tutto ciò che non funziona nella vostra vita e sulla necessità di cambiamento. Per alcuni può aprire dei progetti lavorativi nuovi che sono meramente delle parentesi. Ma ecco, consiglierei in questo momento di non cambiare, di andare avanti per la propria strada, almeno fino a quando non avete le idee chiare. L'amore, idem, con una ciliegina sulla torta, cioè se siete in coppia, che è difficilissimo in questo momento, ma vuol dire che a livello proprio di sinastria siete congeniali. E quindi andate avanti, oppure vuol dire semplicemente che il rapporto di comodo, è un rapporto fondato su altre basi, non magari sull'amore, perché questo Saturno impone in questo momento una revisione a tutte quelle coppie che non sono per destino destinate a stare insieme. Questo lo si può verificare tramite sinastria. Per tutte quelle altre coppie invece in cui la sinastria è eccellente, il destino vi ha voluto unire, è ovvio che questo Saturno, insomma, agisce come dissuasore energetico e può portarvi a storcere il naso, ma situazioni sicuramente superabilissime. Però per tutti gli altri, che sono la stragrande maggioranza, questo Saturno agisce ancora come controllore del rapporto di coppia. I single con transiti del genere non possono assolutamente pensare di costruire un rapporto di coppia. Si possono divertire, Venere nel dodicesimo campo, che aiuta il giovane lavoratore, ma aiuta anche tutti coloro che hanno dei sogni, delle speranze, perché si appellano e si agganciano a quelli. Sicuramente, in un momento in cui la vita non è che vi sorrida così tanto, non è che vi tenda la mano così tanto, possono essere sicuramente un valido aiuto. È chiaro che molti della Vergine ancora non avvertono tutto quello che io sto dicendo, perché quei tanti pianeti agiscono soprattutto per la prima decade. Per altri, voi appuntatevi queste cose e vedrete che più avanti, man mano Saturno prosegue, vedrete che, perché la base astrodiagnostica del vostro segno è legata a Saturno, vedrete che quello che sto dicendo si manifesterà piano piano. Per questa settimana diamo alla Vergine un 6 più più. Bilancia. Questa settimana la Bilancia cambia completamente la propria melodia, complice l'ingresso di Marte, complice la presenza di Venere che viene a sostenere in modo attivo il Sole, grazie appunto a questo Marte d'ingresso. È una settimana in cui comincia la rinascita del segno della Bilancia. Tutte quelle persone, quelle situazioni che vi siete portati avanti, che avete avuto difficoltà di gestire negli ultimi tempi, ecco che riuscirete con intelligenza e arguzia a dare i giusti limiti e i giusti spazi tra voi e gli altri. È una settimana in cui il libero professionista può contare ancora sulla presenza di Venere retrograda, quindi benissimo gli affari, ci sono possibilità di avanzamenti anche con contratti o collaborazioni, vengono a essere create nuove situazioni professionali per i nativi del segno della Bilancia. Questo vale anche per i dipendenti che possono cominciare qualcosa di nuovo. Un momento molto bello che ci racconta di nuovi inizi, sia di nuove collaborazioni che di nuove opportunità professionali per molti di voi. Molti che stanno trascinando un incarico lavorativo non più degno di nota,
con questo Marte a partire da lunedì sentiranno la necessità di dire in faccia a chi di dovere quello che pensano. Non mancherà la forza di volontà, non mancherà la mole di lavoro, non mancherà la voglia di dimostrare il vostro operato, la vostra capacità di essere sempre sul pezzo e di avere un problem solving eccellente. Vi date da fare tanto, alcuni si spostano per lavoro, altri cercano, trovano nel lavoro un rapporto carnale con cui potersi divertire, perché sia la coppia che i single hanno una settimana molto buona, grazie a Venere, grazie a Marte, che agiscono tutto tondo nella costituzione di una protezione energetica che vi consente di andare dritti dritti verso il sentiero più congeniale a voi, più protetto per voi, e quindi vivrete una situazione che per destino è scritta nel vostro firmamento. Può essere questa settimana così come nelle settimane ad oltranza, perché Marte rimane nel segno per un bel mese e mezzo, quindi vi benedice tutti portando buone nuove a chiunque, anche sotto le coperte, sia le coppie che i single sono veramente tosti, qualche qui pro quo può essere condotto nel fine settimana, nel weekend, a causa della luna che non è in una buona posizione, diciamo in una posizione stimolante il vostro sole, e potreste storcere il naso verso un'affermazione o verso un comportamento del vostro partner o delle vostre amicizie. Questo è un momento in cui la bilancia lentamente sta rinascendo, puntando i piedi verso tutte quelle persone e situazioni che non sono congeniali al proprio sviluppo. È una bilancia che sotto certi versi sarà un po' capricciosetta, quindi vorrà per forza avere ragioni, anche in circostanze in cui è bene la ragione magari lasciarla al nemico, all'avversario, ma riuscirà comunque a farsi valere, forse non sempre con arti della diplomazia che la caratterizzano, ma a volte anche bene, insomma, uscire da questa dalla parte dei diplomatici, entrare invece in quella più impulsiva e più istintiva che sicuramente Marte vi condurrà ad avere. Per quanto riguarda Mercurio, rimane il dodicesimo campo solare retrogrado, forse qualcuno vi dà delle preoccupazioni, forse qualche progetto lavorativo è in attesa ed è in sospeso, forse desiderate ricevere quella chiamata personale o professionale che con difficoltà tenderà ad arrivare questa settimana. Beh, è molto bello invece l'espansione delle amicizie, dei contatti sia professionali che personali che avete. Venere ambisce a nuovi incontri professionali redditevoli, perdonatemi il neologismo, ma che renderanno molto molto economicamente per i lavoratori autonomi, ma anche a livello amicale, con questa Venere nell'undicesimo campo a stessi del sole, devo dire che le opportunità per incontrare persone nuove, espandere la cerchia delle conoscenze non mancheranno. Urano è in retrogradazione, quindi pone ancora l'accento su alcuni aspetti finanziari che caratterizzano il vostro segno, quindi se ci sono delle difficoltà finanziarie o se state magari attendendo un mutuo o iniziando a fare qualche cosa che possa economicamente fruttarvi, ecco, la strada è lunga, c'è da attendere, ma siete sicuramente sulla strada giusta e avete imboccato il canale più corretto per il vostro destino e per la vostra attuale evoluzione. Diamo al segno della bilancia un bel lotto, congratulazioni. Segno dello Scorpione, terzo segno fisso che analizziamo nella nostra rubrica settimanale, il segno del cambiamento, il segno della gravidanza simbolica materiale. Segno che questa settimana rimane ancora un po' sottotono, perché Marte, ingressando nel dodicesimo campo, ingressa in una posizione neutrale e non dà particolari stimoli al cambiamento legati ai nativi del segno. Certo, transito fortissimo per voi e l'unico, oserei dire, che questa settimana realmente agisce in modo differente rispetto alle precedenti al vostro sole, è la retrogradazione uraniana, una retrogradazione che può portare molti di voi a rivedere relazioni professionali e personali o ad essere inseriti in un cambiamento tutto tondo da parte di una società o di un gruppo di persone di cui voi non siete, diciamo così, protagonisti voi di questa scelta, ma la subite un attimino. È un momento complesso perché Urano pone l'accento su tutte quelle situazioni di gruppo, anche professionali, con dei cambiamenti inaspettati che cominciano ad agire nel corso di quest'anno fino alla fine dell'anno
di quest'anno e del prossimo fino alla fine del 2023, inizio 2024. Certo, anche l'aspetto, diciamo, più energetico, più dell'umore viene messo alquanto in discussione con la quadratura di Venere retrograda, con il sestile di Mercurio retrogrado. Tante sono le situazioni che dovrete rivedere sia di stampo professionale che personale. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, ma anche i dipendenti, questo Mercurio retrogrado vi apre sia la possibilità di nuove scelte professionali, di nuovi clienti, di nuove situazioni professionali vantaggiose economicamente, ma lo fa mettendo tanti freni. Quindi pongo questo esempio: se avete un'attività vostra e state firmando un contratto con un fornitore, ecco, questo fornitore potrà mettervi tanti paletti che forse vi faranno storcere il naso, ma visto il vostro desiderio di rinnovamento che c'è ed è presente grazie al trigono di Saturno, adesso dormiente, nel segno dei pesci, comunque lo farete. Diciamo che c'è la stretta di contratti nuovi a condizione degli altri, quindi sarete uno scorpione meno scorpione del solito e più portato al trovare il punto in comune. È uno scorpione bello soprattutto se avete un'attività in proprio perché avete facoltà di scelta, perché questi transiti qua danno l'idea che il dipendente sia soggetto a scelte dall'alto, a scelte del proprio entourage che non sempre possono essere serene visto l'indipendenza che lo scorpione manifesta. Lo scorpione è il segno dell'autonomia e se è il segno della leadership, non è il segno del gregario. E qualora siate sottoposti a forti pressioni da parte di un leader all'interno del vostro entourage, è possibile che questa settimana, pur non essendo una settimana di ribellione, sia una settimana in cui il naso lo storcerete spesso e questo sarà anticamera poi di un grosso cambiamento che vi vedrà protagonisti con l'ingresso di Marte in Scorpione che ci sarà appunto alla fine di ottobre. Certo, è una settimana in cui rimane questa Venere la quadratura, ci racconta ancora di malumori verso se stessi, quindi qualcosa probabilmente dentro di voi deve essere elaborato e anche verso gli altri, quindi un figlio, un'amica, un vicino di casa, un cliente, qualcuno potrebbe, insomma, così non darvi delle liete novelle e prendervela un pochettino sul personale, voi scorpioncini che siete abbastanza orgogliosi. Questa settimana privilegia tanto tanto il single perché ha la possibilità di uscire, divertirsi di più, spensierato leggero. Forse anche il single non ha poi nel corso di martedì, mercoledì, giovedì quella voglia di fare, di strafare come magari aveva le settimane precedenti, perché questa luna insieme a Urano è impervia nelle vostre energie e vi pone a vivere il quotidiano, l'ordinario con alcuni stop che insomma, non sempre sono graditi, potrebbe essere l'attenzione che avete la necessità di dare verso un familiare, potrebbe essere qualcosa relativo alle finanze che vi impone un fermo momentaneo. Quindi c'è sicuramente, è una settimana, c'è sicuramente tanto da fare questa settimana, ma è una settimana abbastanza travagliata sotto il profilo dell'evoluzione della vostra vita. Diamo allo Scorpione un 7 politico, a dire il vero, politico, molto politico. Sagittario. Sagittario ha sicuramente, come abbiamo detto ormai spesso, come tutti gli astrologi sostengono, quella che è una quadratura diurna di Saturno, quindi parliamo di cambiamenti da qui a venire, stimolanti, più o meno positivi per i nativi del segno del Sagittario. E dobbiamo anche dire ad onor del vero che finalmente questo Marte ingressa in bilancio, quindi c'è una netta diminuzione di quelle forme di stress e tensioni, di pressioni professionali e personali che il Sagittario aveva legato appunto alla quadratura marziana avuta fino alla settimana precedente. Quindi c'è una bella apertura per i nativi del segno. È un'apertura molto buona che può portare ad essere anche più equilibrati con se stessi e con gli altri. È un Marte molto bello che ci racconta di nuovi inizi relazionali, soprattutto per i single o incontri erotici davvero sorprendenti. È una settimana positiva, soprattutto per il lavoratore autonomo, perché questa Venere retrograda agisce ed è sollecitata dalla Luna, quindi ci racconta già proprio da lunedì di ottime opportunità professionali o comunque riconoscimenti professionali. È una Luna molto buona che agisce per i liberi professionisti a tutto tondo, quindi porta clienti nuovi, porta nuovi contatti, nuove collaborazioni e porta anche la possibilità per molti di aprirsi a collaborazioni che sino ad oggi erano impensate o magari per alcuni sognate. Quindi è sicuramente un momento, lavorativamente parlando, molto buono.
Tutte quelle tensioni avute in precedenza con datore di lavoro, colleghi, rimangono nel sottobanco delle emozioni. Mercurio rimane retrogrado e ancora vi ricorda che qualcosa deve essere chiarito con qualcuno del vostro entourage professionale, ma anche sotto il profilo personale ci saranno dei chiarimenti da fare. Una settimana che privilegia molto molto il libero professionista, perché dà aperture nuove, meno il dipendente, perché sì, porta sicuramente un riequilibrio delle proprie tensioni, proprio nel positivo, ma ancora c'è quella mano in bocca verso quella persona, quel cliente, quel collega di scrivania, quel datore di lavoro che deve essere chiarito, e questo Mercurio rimane ancora lì nel sottobanco delle emozioni, alla quadratura del vostro Sole, peraltro sollecitato da questa Luna all'inizio della settimana. È una posizione energetica per voi sagittarini in crescita, nel senso che finalmente ad oggi molte situazioni negative sono passate, adesso da qui fino alla fine dell'anno potete contare sul supporto di molti pianeti che vi aiutano, vi stimolano, vi danno delle reali possibilità di avanzamento. C'è una crescita che vi attende, questa crescita deve essere accolta e impone un cambiamento comportamentale necessario nella vostra quotidianità, nella vostra routine, ma anche in fatto di relazione. Perché questo Saturno, la sua riattivazione, vi vorrà diversi, vi vorrà cambiati, meno istintivi, più diplomatici e più in connivenza alle diversità delle amicizie o degli amori che giungeranno a voi, perché si parla di amori. Questo è un bel momento per incontrare più persone, per innamorarsi, per vivere anche degli amori lampo col concorso di Venere e godersi sotto le coperte del sano sesso. È una settimana positiva per la coppia, meno per la coppia incontrata da poco tempo, perché sia Mercurio che Marte in bilancio nell'undicesimo campo può condurre molti di voi ad avere dei battibecchi, dei qui pro quo, specie se la coppia è formata da poco tempo, in particolar modo tra agosto del 2022 e marzo del 2023. In questo caso questa coppia sarà soggetta ad una revisione da parte dei soggetti sagittarini. Tutto sommato questa è una settimana buona ed è una settimana in cui le energie saranno ripristinate dalla presenza di Marte nel segno della Bilancia, quindi diamo al Sagittario un bel 8. Capricorno, se per i Sagittari sino all'altro ieri c'era la reale difficoltà e davamo sempre dei voti bassi, invece per il Capricorno davamo dei voti altissimi, qui c'è un'inversione della polarità, seppur di lieve entità, condotta dall'ingresso di Marte in Bilancio, perché Marte in Bilancio genera una quadratura al Sole capricornino. Una quadratura che in un'astrodiagnosi capricornina è veramente poco e niente, perché ad appoggiare il Sole di Capricorno abbiamo Urano, abbiamo Giove, abbiamo Saturno, abbiamo in qualche maniera anche Venere dall'ottavo campo in quinquoncio, abbiamo Mercurio, insomma tutti i pianeti all'80% sono completamente a vostro favore. Quindi comunque l'ingresso di Marte in Bilancio, la quadratura del Sole, genera dei momenti di defiance tra la coppia e nel lavoro, ma soprattutto voi stessi dovete risolvere un problema della vostra vita personale o professionale, qui a dispetto del vostro zodiaco individuale, e in questa maniera trovare la chiave evolutiva giusta per la propria vita, per la vostra vita. È una settimana in cui il libero professionista va avanti, nuovi progetti lo attendono, forse molti si sono inseriti da quest'estate, dalla primavera inoltrata, in una nuova equipe, in un nuovo entourage, e hanno, diciamo, assunto dei ruoli importanti, o comunque hanno trovato un'ottima sintonia con la propria equipe, con i propri colleghi. Questa settimana qualche malumore potrebbe manifestarsi, forse dei dissapori, forse dei momenti in cui vorrete avere più ragione di quanto ve ne spetta, ma è tutto superabile, perché l'energia di Saturno e di altri pianeti veramente vi aiuta, e quindi sì, vi pone di fronte magari a degli ostacoli, alla necessità di avere un problem solving più accentuato rispetto alle settimane precedenti, ma sicuramente la vostra forza di volontà, la vostra lungimiranza e intelligenza avrà la meglio. Molti magari attendono un rinnovo contrattuale,
attuale, molti stanno attendendo una comunicazione, un nuovo inizio professionale, una nuova collaborazione professionale, magari che va a complementare quello che è già un lavoro che avete. Ma in qualche maniera c'è un ritardo, in qualche maniera stenta ad arrivare, c'è una difficoltà. Ecco, questa settimana la sentirete di più, sarete particolarmente friccicarelli dentro di voi, il nervosismo non mancherà, un nervosismo che potrebbe portare a dei confronti, delle diatribe con chi vi sta attorno. Stessa cosa per il dipendente che magari si trova a vivere in un ambiente professionale un pochettino sopra le righe, in cui il nervosismo, la disorganizzazione non la fanno da padrone. Quindi questo, in questo caso, l'energia del Capricorno tenderà a piegarsi un pochettino, a essere meno completo, meno dritto di fronte a queste problematiche di stampo relazionale, tenderà più a lasciarsi andare, a dire la sua, a cadere negli stagni del nervosismo e farci un bagno fino in fondo all'interno di quest'acqua del nervosismo, e questo potrebbe comportare delle litigate di non poco conto, perché sarete protesi a dire quello che pensate. Questa è un po' la complicità di Mercurio e Venere in quinconce, che ambiscono ad un desiderio di chiarezza che voi avete verso gli altri, naturalmente, ma che desiderate anche che gli altri abbiano verso di voi. Ovviamente chiarezza si parla sia nell'ambito lavorativo per il dipendente, ma anche per il libero professionista, che per il libero professionista sarà, diciamo, più energeticamente più debole questo malumore. Per il dipendente lo sentirà molto molto di più, è proprio per una questione di interpretazione relativa ai ruoli dei pianeti all'interno della cerchia zodiacale. Però in amore tutti lo sentiranno, quindi sia i single che i liberi professionisti avvertiranno questa quadratura marziana in concorso al trigono mercuriale retrogrado e alla presenza di Venere nell'ottavo, nel nono campo solare. Insomma, devo dire che pardon, nell'ottavo campo solare, quindi devo dire che dentro di voi parecchie saranno le pulsioni e i nervosismi che li farete sentire. La coppia potrebbe sortire qualche prova del nome, un qualche momento di confronto acceso, e se è destinata a durare proprio per sinastria, sarà soltanto provvisorio e passeggero. Devo dire che a livello statistico, con pianeti del genere, è molto difficile che in questo momento il Capricorno rompa una storia, è pressoché impossibile. Però non escludo che se abbiate per caso degli ascendenti legati a segni fissi, o anche ai segni mobili, in questo caso potrebbe esserci, devo dire, una possibilità di un allontanamento un pochettino più lungo rispetto a quello che è previsto da Marte come quadratura al Sole di se stesso, quindi come quadratura marziana di sé al Sole. Certo, è tutto da valutarsi, però in generale il Capricorno a livello statistico questa settimana ha una settimana buona, con forti nervosismi, tensioni e confronti. I single, idem. Diciamo che il single, più che avere confronti con il gentilsesso o con l'altro sesso, sicuramente può vivere di questa forma di quadratura marziana al Sole come sperimentazione della carnalità, che, voglio dire, tutto che dire, visto che il Capricorno è un segno terreno governato da Saturno e da Urano, quindi non si lascia scappare le occasioni, e lo fa anche in maniera abbastanza previdente. Darei al Capricorno un 8 pieno, ugualmente anche con questa quadratura marziana, perché in astrodianalisi ovviamente questi pianeti sono sorprendenti. Segno dell'Acquario. L'Acquario finalmente una ripresa, una buonissima ripresa, e devo dire anche meno male, perché veniva da periodi veramente complessi. Marte in bilancio non lascia più tempo alle attese, è un momento molto forte questo, in cui finalmente decide, agisce, rimane il sottofondo malinconico di un passato irrisolto, ma relazionale, ma Marte permette l'azione, ed è sicuramente un'azione volta al rinnovamento. Il passato per l'Acquario non c'è più. Marte agisce al trigono del Sole, decretando, definendo quella che è un nuovo inizio, con la conoscenza di una nuova persona o l'istituzionalizzazione di un nuovo incarico professionale importante per molti, o comunque un nuovo inizio importante per altresì acquariani doc. È un momento in cui l'acquario non deve più fare i conti tanto con gli altri, prende in mano la propria vita, aumenta l'individualismo che contraddistingue il segno, e ciò consente un'evoluzione della propria vita, della propria concretezza nella vita. Quindi sognerete meno, vi darete da fare di più.
L'acquario è in un momento energetico in cui sta voltando pagina, lo fa anche con la complicità di Venere e della Luna nuova del 16 agosto, avuto la settimana precedente, 2 settimane fa, perché questa Luna nel calendario lunare rimane accesa. E inizia con il trigono di Marte, un'accensione a questa opposizione del novilunio al Sole, molto buona, che consente l'inizio, come ho già detto, di nuovi progetti portati anche da una lettura legata ai transiti del trigono di Marte al Sole. Mercurio rimane in quinquilibrio nell'ottavo campo, quindi ci racconta ancora di attenzione particolare volta alle spese. Forse attendete un pagamento, forse spendete più del previsto, forse arriva una multa che esce da quello che è il vostro planning economico stilato all'inizio di ogni mese, perché voi siete comunque un segno molto preciso, al di là che c'è l'arte che contraddistingue la vostra uranianità, c'è anche Saturno, quindi siete un segno anche voi previdente, accorto, non per niente Acquario e Capricorno sono un connubio karmico eccellente e molte coppie sono Capricorno-Acquario, proprio perché hanno in sé, nella latenza animica, in un'energia latente dell'anima, energie legate a queste due costellazioni, poi simbolicamente espresse dai rispettivi maestri del segno che sono per il Capricorno Saturno e Urano e per l'Acquario Urano e Saturno, quindi c'è una connivenza energetica, quindi anche voi avete un forte senso di previdenza e un senso di prevenzione nei confronti di sé e degli altri, di cura anche degli altri, quindi questo Marte in qualche maniera agisce anche per voi positivamente. Il libero professionista ha un aumento dell'amore del lavoro, si sposta di più, riceve nuove proposte, nuovi clienti, nuovi contratti, il dipendente si dà da fare molto di più, non dimenticando a forme anche di nervosismo e di aggressività verbale a cui potrebbe essere soggetto egli stesso, quindi lui stesso carnefice, non vittima. Questa Venere si oppone al Sole, quindi nuovi incontri, nuove amicizie, anche in concorso al trigono di Marte. Vi regala nuove opportunità carnali per i single alla ricerca di Eros e per la coppia tanti chiarimenti, ma sicuramente con transiti del genere, legati anche alla quadratura uraniana retrograda, può esserci un nuovo inizio di coppia vincente se lo organizzate bene e se la sinastria atto origine lo permette. Diamo all'Aquarium 7. Pesci. Pesci che da un lato vivono di questo Saturno che è ancora presente, che ancora colpisce la prima decade, quindi abbiamo detto mille volte che Saturno o premia o priva, quindi o ti porta un regalo o ti toglie quello che non ti spetta per destino e ti porta sicuramente qualcos'altro. Questa settimana c'è un alleviamento della pressione energetica legata all'ingresso di Marte in Bilancia che prende una posizione di neutralità nei confronti dei nativi del segno e quindi questo permette da un lato di non compiere delle scelte, dall'altro di bloccare un'eventuale scelta che in testa avete da tempo ma che ancora non avete, di cui ancora non siete riusciti a dare una quadra. Quindi c'è da un lato e dall'altro un blocco vostro energetico e anche l'impossibilità di scegliere, che poi diciamo è una conseguenza di quello che è il blocco che porta a questo quinquilibrio, perché fotografa una situazione così com'è e non ne dà più un'evoluzione, né un'involuzione né un'evoluzione, rimane bloccata così come si incontra all'inizio, così come siete adesso, fino alla conclusione del transito rimarrete, quindi per un mese e mezzo trovo molto difficile che ci siano delle vere e proprie trasformazioni relative alla vostra posizione personale e professionale. È vero anche che Mercurio, l'opposizione del Sole in retrogradazione, pone l'accento su una questione legale o su un contratto che a breve dovete firmare, c'è un'attesa anche di una comunicazione da parte magari di un istituto di credito, da parte di un amico, da parte di un datore di lavoro, da parte di qualcuno e la state attendendo. Non è ancora questa la settimana in cui c'è quello sblocco che vi attendete, rimane questa Venere sempre in una posizione di quinquilibrio, il vostro sole nel segno del leone che è garanzia di un lavoro proficuo, almeno per i liberi professionisti, perché c'è un bel avanzamento dell'amore di lavoro, lavorerete di più, anche nuovi inizi professionali possono avvenire per voi, però già da tempo stilati su carta, programmati su carta. È un momento in cui il libero professionista può pensare di costruire più ganci professionali possibili per la propria evoluzione, è un momento in cui il dipendente, se non ha trovato prima un incarico, se non si è organizzato sino ad oggi per trovare un incarico, consiglio assolutamente di non cambiare, almeno fin quando questa Venere non si metterà in una posizione più congeniale, quindi andremo a fine anno. Per quanto riguarda la coppia,
Si è superato l'opposizione Saturnina-Marte, Saturno-Marte, Saturno al Sole e Marte all'opposizione, forse c'è speranza, bisogna valutare la sinastria. Certo è che le tante coppie scoppiate in questo periodo, vi assicuro che io sento molti clienti e tanti sono dei pesci, tanti sono scoppiati in questo periodo come coppia, non c'è possibilità di un ripristino della relazione, anzi la retrogradazione uraniana che avviene appunto a partire da martedì dà l'opportunità a molte di voi di rivedere la propria vita completamente, quindi ricapire cosa si desidera per sé, per il proprio futuro. Si entra, ricapire cosa si desidera per sé, per il proprio futuro, capire se la persona che state accanto è la persona giusta, capire che cosa desiderate realizzare da qui ai prossimi anni. Si entra in un mood energetico di questa levatura e quindi insomma è un momento in cui rimettete in gioco completamente la vostra vita. Per quanto riguarda i singoli e le coppie le abbiamo appena analizzate. Per quanto riguarda i single, ci sono dei transiti che poco fanno pensare a relazioni carnali importanti o situazioni di particolare levatura. Certo, se è un single che da poco è diventato in coppia, è un buon momento. Cioè, se da poco avete incontrato una persona, questi pesciolini, voi pesciolini potete realmente pensare di costruire con questi transiti qui. Tanto però Urano, sentite bene l'energia di Urano, perché l'energia di Urano non sono energie brutte, sono energie costruttive, evolutive, che vi fanno lavorare con voi stessi, con la vostra voce interiore, la vostra coscienza interiore. Secondo me c'è tanto da guadagnarci se ascoltate attentamente il vostro io, soprattutto in un periodo in cui avete le frequenze giuste per poter entrare in stretta connessione con la vostra interiorità. Diamo al segno dei pesci un set accademico. Grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo sulle pagine di Novella 2000, ci vediamo su questo canale YouTube con i video conoscitivi informativi e sono a vostra disposizione per consulenze private al 392 645 555. Ciao!